Sostenibilità come parola d'ordine per lo sviluppo di tutte le attività produttive. Ad aprire la strada nel panorama nazionale delle denominazioni, il consorzio del Prosecco DOC. 12.000 produttori, un successo globale e una responsabilità in termini di indotto che non può prescindere dal prestare attenzione alla sostenibilità sociale, oltre che economica e ambientale. Il Prosecco è un'area che poi dà il nome al vino. Vogliamo dare a quest'area, a questa regione produttiva, famiglie, gente che opera e che vive, che ha reddito da questa realtà che è diventata un successo a livello mondiale, vogliamo dare durabilità, vogliamo dare futuro. Questa è la vera sfida che dobbiamo fare noi, far capire alla nostra comunità, al nostro territorio, che c'è qualche cosa di veramente importante in quello che sta succedendo in quest'area che è diventato un emblema a livello mondiale. Uno sviluppo che guarda al futuro quindi in termini non solo produttivi ma soprattutto sociali. Nel caso del Prosecco DOC abbiamo una produzione che ormai emerge in termini di visibilità, valore, ricchezza creata e presenza nel territorio. L'evoluzione sta nel fatto di riconoscere che la cittadinanza, rispetto al contesto in cui si realizza l'attività produttiva, ha un ruolo centrale sia nella qualità del vivere sia nella creazione di sinergie che creano poi valore e opportunità di sviluppo per tutto il contesto territoriale. Tra le chiavi del successo del Prosecco DOC, una notorietà retta giorno dopo giorno da una continua ricerca di valore. Se un'impresa come il Prosecco associa sistematicamente nella propria pubblicità il territorio in cui opera alla sua immagine, evidentemente crea dei benefici indiretti dal punto di vista sociale, culturale ed economico e turistico non indifferente. La sostenibilità sociale è prima di tutto dialogo e poi è creazione di posti di lavoro. Non va dimenticato che il Prosecco è probabilmente uno dei più grandi datori di lavoro del nord-est italiano. L'indotto che genera, evidentemente anche questo è un elemento essenziale della sostenibilità sociale. Un dialogo continuo, quello messo in campo dal consorzio del Prosecco DOC, che si attiva anche attraverso i processi partecipativi che prevedono il coinvolgimento di soggetti a tutti i livelli sociali. Stiamo svolgendo dei progetti finalizzati a facilitare questi processi, sostenuti con un'attività di indagine che contemporaneamente cerca anche di dare delle informazioni fattuali su quelli che sono i punti di vista del complesso della società, in questo caso per esempio andiamo ad intervistare i cittadini piuttosto che gli agricoltori, gli operatori turistici, i turisti stessi, in modo da cercare di fare una sintesi. Sappiamo che la percezione non esaurisce completamente ciò che è la realtà, però è il punto di partenza spesso dei conflitti sui quali poi è necessario sviluppare degli approfondimenti di carattere scientifico.